Dobbiamo imparare tutto questo, no? Questo è un po' il concetto di fondo, anche la capacità di seduzione, anche la capacità di conquista, anche la capacità di far innamorare, è un qualcosa che ci deve in qualche modo aiutare, è un qualcosa che in qualche modo ci deve, come possiamo dire, spingere a portare sul tema essere blu, a portare avanti, no, al meglio la nostra vita. Io credo che queste siano cose fondamentali. E ripeto, noi possiamo rigioire per qualcosa che è finito, perché l'abbiamo vissuto, oppure, grazie Giuseppe, oppure stare male perché l'abbiamo perso. Come dire, io preferisco rigioire perché ho vissuto qualcosa, non stare male perché quel qualcosa lì non c'è più. Ma anche la morte, no? Pensate, tutti voi avrete avuto dei lutti, no? A qualcuno saranno morti i genitori, un genitore, un fratello, un figlio, una sorella. Non sfido chiunque, persona di una certa età, a non aver avuto un lutto in famiglia. Talvolta i lutti in famiglia ce l'hanno anche i bambini. Non parlo del cugino di 25° grado che vive in Brasile, che non hai mai visto nella tua vita e che non sai neanche chi sia, ma parlo di persone con le quali c'è un legame molto forte, no? Potrebbe essere un figlio, un genitore, un fratello, una sorella, un amico, una persona cara, e tutti avranno avuto un lutto nella loro vita. E questo lutto, diciamo, può interpretarlo come: mannaggia, è morta questa persona e adesso soffro, oppure puoi dire: beh, ho avuto la fortuna di vivere delle esperienze con questa persona, e quindi rigioisco del fatto che c'è stata questa persona, non del fatto che se ne sono andati. Rigioisco del fatto che questa persona è stata presente nella mia vita e mi ha dato qualcosa. Poi il fatto che se ne sia andata va bene, ma io rigioisco perché c'è stata. Perché poi tra la fine di un amore e la perdita, certo, la fine di un amore è magari è meno importante, ovviamente. Quindi queste sono un po' le cose che dovremmo imparare a fare. Dovremmo imparare a gestire fondamentalmente, no? La PNL può aiutare a sviluppare un po', a capire un po' meglio quali sono gli stati di coscienza, quali sono gli stati di coscienza che sono presenti nella nostra vita. Ma anche tornando al discorso della morte o della malattia, è come dire, nel momento della malattia puoi imprecare perché ti è venuta la malattia. Però puoi anche rigioire del fatto che fino a che non ti venisse la malattia eri sano. Nel momento della morte puoi anche rigioire del fatto che hai avuto l'opportunità di vivere. E questa opportunità di vivere poi non sappiamo come si evolverà nella dimensione della morte, perché qua ce lo possiamo raccontare in tutti i modi. Io ho le mie credenze, un'altra vale sue. C'è chi crede che con la fine della morte finisce l'essere, c'è chi crede che qualcosa continui. C'è chi crede che qualcosa continui e vada, diciamo, o in paradiso, o all'inferno, o al purgatorio, non lo so. C'è qualcuno che crede addirittura che ritorneremo, diciamo, nel regno di Dio su questa terra, non lo so. Ognuno può credere quello che vuole, ma quando si parla di fede, si parla di fede. E la fede, proprio perché non è una certezza fondamentalmente, non è che purtroppo i nostri sensi ci impediscono di fatto di avere questa certezza. Ognuno ha le sue credenze fondamentalmente. E questo è un altro punto molto importante, no? Quindi, però, diciamo, noi adesso la vita ce l'abbiamo, la salute più o meno, non lo so, si spera di avercela, e quindi rigioiamo per quello che abbiamo, per quello che abbiamo avuto, per quello che abbiamo, per quello che è stato. Questo è un po' il punto fondamentale, no? Dobbiamo approfondire un po' queste tematiche per essere felici. Se uno entra in questo stato di coscienza, beh, non avrà più paura di essere abbandonato, non avrà più paura di essere rifiutato, non avrà più paura di essere scartato. Le paure le puoi superare tranquillamente. Non avrai più questo vincolo che ti vinculerà di dire: ma adesso come faccio?